Iperliberismo sfrenato al servizio dei mercati finanziari e contestuale spolpamento di qualsiasi diritto, bene e servizio pubblico, scuola, salute, comuni, acqua, trasporti, tutto. Volete vendere tutto. Ma c'è una cosa che non riuscirete mai né a vendere e né tantomeno concluda. A comprare. Quei cittadini informati che hanno capito che siete solo dei servi in bianco dei poteri della Troica. Il Movimento 5 Stelle è un'ondata di cittadini che presto vi seppellirà. Il Movimento 5 Stelle vota no a questo provvedimento. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Ferrari, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Ma se lei mi permette, Presidente, vorrei provare a riportare un po' di ragionamento in quest'Aula, di libero ragionamento. E dico libero perché, me lo lasci dire subito con chiarezza e testa alta, qui siedono persone libere, oneste e che lavorano con la propria autonomia e onestà intellettuale. Quando il mio gruppo mi ha chiesto di fare la dichiarazione di voto finale su questa riforma, mi sono posto innanzitutto una domanda, paradossale per certi versi. Ma gli italiani vogliono davvero riformare la pubblica amministrazione? Il dubbio non scaturisce ovviamente dalla reale constatazione delle difficoltà del nostro apparato pubblico, né tantomeno dalla per lo più fallimentare sequenza di riforme che esso ha via via subito. Il dubbio è sotto perché c'è qualcosa che non torna. E lo dico perché pare scontato che chiunque di noi vorrebbe un'amministrazione pubblica maggiormente efficiente, ad alta produttività, orientata al risultato, fondata sulla responsabilità personale, sull'apprendimento continuo, sulla trasparenza, sulla valutazione. Eppure, guardando l'evoluzione della nostra pubblica amministrazione, emerge più di qualche dubbio sulla reale volontà di cambiarla. È come se tutti ci lamentassimo di come le cose non funzionino mai. È come se chiedessimo a gran voce che qualcuno faccia qualcosa, ma poi dinanzi a possibili cambiamenti avessimo un istintivo sentimento di resistenza. La PA italiana sembra davvero assomigliare ad un ippogrifo, quell'animale mitologico che avrebbe voglia di volare ma che deve fare i conti con la sua ingombrante natura cavallina. In realtà, vedendo i fallimenti e soprattutto le sempre parziali attuazioni delle riforme passate, forse bisognerebbe prima assicurarsi che questo ippogrifo abbia per l'appunto davvero voglia di volare. La nostra pubblica amministrazione sembra connotarsi di un retaggio culturale teso tutt'altro che al risultato, anzi teso ad assicurare solo il rispetto della legalità dell'azione amministrativa. La cultura del sospetto, dell'inganno, del malaffare, peraltro, ha imposto nel tempo delle scelte di fondo che hanno tinto di un approccio sempre più giuridico tutta l'azione amministrativa, imbrigliandola spesso in procedure e procedimenti avulsi dalla realtà e totalmente disallineati ai reali bisogni. Oggi i cittadini vedono la pubblica amministrazione come ostile, inefficiente, spesso inutile o addirittura dannosa. Se questo è ciò che va sottolineato oggi in quest'Aula e lo fa il PD, con forza è che questa riforma ha centrato il punto, cogliendo alcune questioni cardine su cui sarà possibile impiantare un modello più avanzato, più snello e soprattutto più rispondente ai bisogni dei cittadini e delle imprese, come spesso viene ricordato nel testo. Benché malcelata e controversa, la richiesta di cambiamento e di innovazione c'è ed è tale da creare oggi presupposti per innescare processi di un cambiamento radicale. Serve però forte discontinuità con il passato, occorre sciogliere definitivamente alcuni nodi che tornano costantemente all'attenzione del legislatore senza essere però per questo mai risolti. Sarà la volta buona? Forse sì. E per assurdo a spingerci in tale direzione può anche esserci proprio il contesto sociale ed economico particolarmente critico in cui si cala questa riforma. Un doppio vincolo caratterizzato da condizioni di ristrettezza economica da una parte, complessità dei bisogni e delle esigenze da soddisfare dall'altra. Quindi meno soldi e più richiesta di servizi pubblici. Il provvedimento che ci apprestiamo a votare è cambiato in molti suoi aspetti rispetto al testo approvato dal Senato. Nei suoi attuali 23 articoli vi sono molte deleghe legislative da esercitare in gran parte nei 12 mesi, a dimostrazione del fatto che questo è un punto di partenza, un ottimo punto di partenza, ma non di arrivo. Un grosso sforzo è stato fatto dal Governo per assemblare le maggiori criticità dell'apparato statale in un'unica riforma, ma da domani servirà la collaborazione di tutti gli esperti, tutte le forze economiche e sociali del Paese. Questa riforma spazia dalla riorganizzazione
modernizzazione dell'amministrazione statale e della dirigenza pubblica, al potenziamento della digitalizzazione, dalla semplificazione dei procedimenti amministrativi, alla riorganizzazione delle Camere di Commercio, alla razionalizzazione dei controlli del territorio e degli uffici territoriali di governo. Evito la fredda elencazione degli articoli, trovo utile invece provare ad analizzare gli obiettivi perseguiti dai singoli provvedimenti con una lettura organica e unitaria, provvedimenti strettamente correlati da tre integratori, l'efficacia, l'efficienza e la semplificazione. Rispetto agli obiettivi di semplificazione di valore sono ad esempio le previsioni dell'articolo 1 sul CAD, dell'articolo 2 in materia di conferenza dei servizi dove se ne semplificano i lavori e si dà certezza dei tempi. O anche dell'articolo 12, con la delega per l'adozione di tre testi unici sul personale, sulle partecipazioni pubbliche e sui servizi pubblici. Rispetto all'efficienza è da richiamare soprattutto l'articolo 7 sulla riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, nella parte in cui si imposta la riduzione di quegli uffici che svolgono funzioni più lontane dai cittadini, potenziando al contrario quelli maggiormente rispondenti ai bisogni della collettività. Anche rispetto all'efficacia gli esempi sono tanti. Nell'articolo 7, dove tra i principi e criteri della delega vi è anche la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, finalizzato ad evitare sovrapposizione di competenze. Parentesi, sia chiaro, tutte le funzioni di controllo e tutela ambientale, oggi in capo al Corpo Forestale dello Stato, rimarranno e saranno potenziate. O nell'articolo 8, dove si introduce la previsione che il Ministero dello Sviluppo Economico definisca standard internazionali delle prestazioni delle Camere di Commercio. O ancora nell'articolo 13, dove si prevede un processo di integrazione dei sistemi di valutazione anche al fine di migliorare la valutazione delle politiche. Mai più valutazione delle persone scollegate da ciò che producono gli enti in cui esse lavorano. Nessun dipendente in più, ma tutti devono essere utili. Ora, per capire se è davvero la volta buona, occorre andare più in profondità e cercare di cogliere tutto lo spirito riformista di questa delega. Una delega che sembra stare in equilibrio su tre punti delicati, in grado però di fare davvero la differenza. Quello tra centrale e locale, quello tra omogeneità e differenziazione, quello tra vigilanza e responsabilizzazione. Il tema della centralizzazione, per quanto attiene il primo equilibrio, rischia di diventare sempre più una perversione di chi antepone l'esigenza di una forma accentrata dello Stato, di un'esigenza di controllo diretto, a quella di una forma più decentrata e federalista, più consona a sostenere ricchissime e fondamentali peculiarità delle realtà locali. Non si tratta di scegliere fra centro e periferia, lo abbiamo già fatto molte volte in passato con modesti risultati. Si tratta piuttosto di creare meccanismi operativi per compenetrare esigenze di coordinamento e controllo con quelle di autonomia e sviluppo della capacità propulsiva dei territori. In questo quadro credo vada letta e interpretata ad esempio anche l'articolo 1 in materia di integrazione dei sistemi informativi per il controllo di gestione nelle pubbliche amministrazioni. L'equilibrio tra omogeneità e differenziazione è strutturalmente connesso al precedente, dove il requisito dell'omogeneità nell'applicazione delle politiche risponde tipicamente ad esigenze di garanzia, ordine, confrontabilità, semplificazione delle prassi, mentre quello di differenziazione, al contrario, risponde all'esigenza di realizzare condizioni applicative differenti per le varie amministrazioni, in funzione delle loro dimensioni, dei loro compiti e dei loro contesti. L'equilibrio tra vigilanza e responsabilizzazione, infine, chiama in causa il più generale problema dell'organizzazione e il raccordo tra i controlli interni e i controlli esterni delle risorse, sull'uso delle risorse pubbliche. Seconda parentesi, tutte le funzioni di presidio di legalità oggi in capo ai segretari comunali rimarranno e verranno potenziate. Che sia chiaro, tutto il resto sono fandonie. Anche l'istituzione e la gestione del ruolo unico dirigenziale va letta alla luce di questi tre punti di equilibrio. Il ruolo unico è una grande opportunità, utile ad innescare meccanismi di sana competizione e valorizzazione del merito, ai fini della retribuzione, ai fini del reclutamento e della selezione del personale dirigenziale, ai fini della piena coerenza tra i profili dei dirigenti e i ruoli che essi devono ricoprire. Il ruolo unico è un grande atto di coraggio, che va riconosciuto a questo Governo, al Ministro Madia, che ringrazio, come ringrazio il relatore Carbone per l'attento lavoro che hanno svolto in queste settimane. Come un atto di coraggio è tutto l'impianto di questa legge. Negli ultimi decenni abbiamo avuto una sequela di interventi normativi, tutti accomunati dalla pretesa di voler predeterminare
un modello di amministrazione in astratto funzionante, in astratto funzionante. La storia ha tristemente dimostrato che questo approccio ha fallito e il fallimento lo constatiamo vedendo le numerose disposizioni rimaste lettere morte, anche di quelle leggi positive. Non si è capito, non si è voluto capire che il cambiamento, l'innovazione parte, si gioca sui valori di competenze, di motivazione, che guidano e vivono l'amministrazione giorno dopo giorno. La centralità dell'articolo 9 con l'istituzione del sistema di dirigenza pubblica, articolati in ruoli unificati, rappresenta proprio tutto questo. Prima di dire che Stato ha in mente, prima di determinare che tipo di organizzazione ti serve per raggiungere il tuo scopo, serve concentrarsi su chi il cambiamento lo vivrà, sulla propria pelle giorno dopo giorno. La differenza rispetto al passato non la farà una migliore strategia, ma l'impostazione delle condizioni abilitanti al cambiamento stesso. Il cambiamento non è predeterminabile, ma va prima di tutto compreso e interpretato. Oggi nel Paese vi sono molte istanze che richiedono fermezza, ho finito Presidente, decisionismo e coraggio. Molto spesso abbiamo caratterizzato l'azione del Governo Renzi con la parola coraggio. Anche stavolta va così, perché questa riforma di coraggio ne ha da vendere, ne ha il Governo, ne ha il PD, per cui mi appresto ad esprimere il voto favorevole. A differenza ancora una volta di Lega, Forza Italia e 5 Stelle che perdono una grande occasione in cambio della solita roccambolesca ricerca di originalità mediatica. Presidente, ho provato a visualizzare un'immagine che potesse rappresentare tutta questa storia e mi sono venuti in mente due atleti, due acrobati. Uno è la pubblica amministrazione, l'altro i cittadini. Sono nel pieno della loro evoluzione, nessun salto nel vuoto. Quella presa non è un atto di fiducia, ma la consapevolezza che quella stretta può essere e deve essere reciproca. Quella mossa, quelle mani che cingono reciprocamente il polso dell'altro, quella si chiama adesione, si chiama tenuta, si chiama credere insieme nell'Italia e nelle sue istituzioni. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Pisicchio. Ne ha facoltà. Intanto chiedo ai colleghi se possono liberare l'emiciclo. Grazie. Prego, Presidente Pisicchio. Grazie, Presidente. Onorevole Ministro, onorevoli colleghi. Con questo provvedimento il Governo continua a svolgere un'azione legislativa con ambizione direi enciclopedica, dal corpo forestale alle camere di commercio, dal PRA alle agenzie fiscali, dalle prefetture alle authority, non c'è comparto della pubblica amministrazione che non abbia ricevuto un'attenzione, alcune volte con appropriatezza, come nel caso del PRA ricondotto nell'alveo ministeriale o del riordino delle authority, altre con qualche smagliatura e con qualche perplessità, come nel caso del corpo forestale. L'ispirazione generale, tuttavia, sembra ruotare attorno all'esigenza condivisa di una spending review. Forse sarebbe stato anche opportuno imprimere una spinta maggiore alla semplificazione e allo snellimento, da un lato, e al potenziamento dei processi formativi della burocrazia, dall'altro. Forse abbiamo bisogno